Buongiorno a tutti, sono Marinella Starace, sono farmacista e erborista da circa 40 anni e diciamo che sono esperta nell'uso dei fiori di Bach da più di 35. Dal momento in cui ho sentito parlare dei fiori, del loro effetto sulla psiche umana e non solo, ho cominciato una sperimentazione su di me con risultati incredibilmente, diciamo, miracolosi, e poi ho cominciato a diffonderli nell'erboristeria dove lavoravo in quel momento a titolo gratuito, perché avevo un grande entusiasmo e una grande anche impazienza di vedere che cosa accadeva alle persone. E quindi diciamo i più coraggiosi si sono così offerti di provarli e ho visto subito un incredibile risultato. Erano anni insomma un po' diversi da quelli di ora, non si parlava tanto di medicina vibrazionale, di energia ed era un po' tutto nuovo e perciò eravamo un po' pionieri in vari ambiti. E quindi mi è piaciuto appartenere a quell'epoca, a quei momenti, dove abbiamo fatto delle esperienze completamente nuove che ci hanno cambiato veramente la vita, a me e a tanti altri. Eravamo, diciamo, in un gruppo sempre di persone particolarmente curiose, entusiaste e desiderose di cambiare, questo approccio sia alla guarigione, alla medicina, che alla vita, no? E quindi mi hanno accompagnato in tutti questi anni i fiori, sia per il mio percorso personale, sia anche per il mio percorso, diciamo, da terapeuta. Negli ultimi anni sono più, diciamo, naturopata e uso la kinesiologia come mezzo di analisi. E sempre, comunque, i fiori accompagnano qualsiasi percorso terapeutico. In realtà è quello che è importante conoscere proprio il significato di questo tipo di medicina, conoscendo un po' meglio chi era il dottor Bach. Il dottor Bach sicuramente era un medico illuminato, un medico di una grande capacità intuitiva, anche se poi ha lavorato per tanti anni negli ospedali, ma anche si è avvicinato all'omeopatia, ha sperimentato gli omeopatici, ma ha intuito, e non solo lui, no? Una grande intuizione era quella che tutte le malattie partano dall'infiammazione intestinale e adesso si stanno avendo delle conferme con grandi studi che si stanno facendo sul microbiota intestinale. E quindi aveva messo in relazione alcune tossemie croniche intestinali con alcuni stati d'animo. Da lì è partita la sua ricerca, che è durata diversi anni, e prima sperimentale in ospedale, poi sul campo. Sul vero, in senso vero, cioè lui è andato nei campi a ricercare i fiori, le essenze floreali, diciamo, che da cui poi si trae questo tipo di terapia, che curassero o riequilibrassero alcuni stati emotivi. Quindi i fiori in realtà sono 38, sono, diciamo, fiori che curano tratti della personalità, 38 stati archetipici che appartengono a tutti noi e che corrispondono poi a alcune caratteristiche, diciamo, di personalità della pianta, no? La pianta, secondo Goethe, ha un suo gesto, ha un suo modo di rapportarsi al mondo. E quindi cogliendo il senso della pianta, il gesto della pianta, si capisce anche l'uso e l'effetto che può avere sull'uomo.
L'esempio tipico è la clematis, per esempio. La clematis è una pianta che parassita di altre, si appoggia alle altre per crescere e quindi non ha delle radici, non ha un buon sostegno, per cui clematis è un fiore che riequilibra le persone distratte, svagate, senza radici, che poi sono soggette a svenimenti, eccetera, no? Quindi c'è questo lavoro di tipo analogico tra la pianta e gli effetti della pianta sull'uomo che è straordinario, no? Non appartiene solo ai fiori, ma la perfezione con cui i fiori sono stati intuiti denota proprio la grande profondità sia terapeutica che umana del dottor Bach. È stato proprio un amore a prima vista, il messaggio che lui dà sul ruolo del medico, sulla missione del medico e sulla medicina che deve essere dolce, indolore e benigna. E perfino l'iniezione lui considerava un'invasione nel corpo umano. Cosa che mi ha trovato sempre molto in accordo, perché io già da piccola detestavo essere punta, no? Essere aggredita in quel modo violento. Quindi i fiori sono 38, in realtà sono 12, i 12 guaritori che sono portatori di un messaggio relativo a un certo tipo di personalità di base, quindi un certo carattere. Che se vogliamo hanno fatto dei parallelismi anche con le 12 personalità dei 12 segni zodiacali. Poi sai, gli studi, diciamo, sono complicazioni di una cosa molto semplice. Diceva Bach, nella natura tutto è semplice ed essenziale, basta cogliere l'essenzialità per comprendere. Però noi tendiamo in maniera così molto mentale a voler complicare, no, le cose. Quindi l'uso dei fiori di Bach, della terapia con i fiori, è semplicissima. Certo, all'inizio si ha bisogno anche di essere un attimino guidati, però lui preconizzava proprio il fatto che ognuno avesse a casa il suo kit e che in base allo stato d'animo del momento si autoprescriveva i fiori, no? Cosa che poi negli ultimi anni ci siamo allontanati tantissimo, proprio con questo messaggio di un po' complicato, no? Assieme ai 12 guaritori ci sono i 7 aiutanti. I 7 aiutanti sono dei fiori di aiuto in certe situazioni particolari o anche in certe, diciamo, disagi cronici che si cronicizzano. Quindi certe abitudini, oppure certe rese, no? Mi arrendo alla malattia. E poi ci sono i fiori d'emergenza, cioè i 19 assistenti, che invece sono piante arboree, che hanno un'energia spirituale molto più alta per delle sofferenze profonde di tipo psicologico. E i 12 guaritori, che sono i primi che Bach ha trovato proprio camminando nei campi, sono piccole piante erbacee, no? E che sono i primi, rappresentano i primi studi. La via di estrazione è molto semplice, è una via, diciamo, di tipo alchemico, no? Usando i quattro elementi della natura si estrae la parte vibratoria essenziale di quel fiore. Ci sono tutte delle procedure dal punto di vista tecnico abbastanza anche, come dire, accurate, però non è questa la sede in cui possiamo parlare di questo. Quello che possiamo dire sicuramente è che i fiori di Bach rappresentano anche una medicina del futuro, perché sempre di più le persone sono sintonizzate sull'aspetto energetico, più che sintomatico di un disturbo, di un disagio, di una malattia, quindi si possono anche affiancare a delle terapie tradizionali e soprattutto in questo momento particolare della nostra vita e della nostra evoluzione, dove sono emersi in maniera violenta alcuni stati d'animo e alcuni disagi esistenziali molto
molto forti, molto, che dobbiamo imparare a gestire. I fiori rappresentano un validissimo aiuto, un supporto che secondo me è, come dire, insostituibile. E io mi sono sempre augurata, ma erano tempi molto prematuri per questo tipo di discorso, che i fiori arrivassero nelle scuole, sia per gli insegnanti che per i bambini. E mai come adesso sarebbe necessario affiancare a tutto quello che si fa una terapia con i fiori, che è molto semplice, è alla portata di tutti. E quindi questo è il mio augurio per noi, per la nuova umanità che si sta facendo strada in questo momento.